Sono state veramente delle risposte, non avevo dubbi, però le vuoi sempre verificare sul rettangolo verde perché poi quello è il sovrano di ogni giudizio. E sinceramente tanti ragazzi hanno fatto molto bene, sono riusciti ad abbinare una prova di temperamento perché si è andata a guardare le ammonizioni da una parte e dall'altra. Non è stata una partita, fra virgolette, morbida. Cioè, è stata una partita tirata dove c'erano in campo tanti giocatori che magari erano stati utilizzati un pochettino meno in questo scorcio di campionato e che avevano voglia di dimostrare ai propri compagni, ai propri allenatori che si può contare anche su di loro. Per quel che mi riguarda sono stato contento anche dalla risposta di quelli che magari venivano da qualche problemino fisico. Mi auguro solo, e può essere l'unica nota dolente, fra virgolette, mi auguro solo che non sia niente di particolare per De Feudis e che sia solo esclusivamente, si sia fermato in tempo e che sia solo esclusivamente un leggero affaticamento sul polpaccio. Sì, l'ha chiesta Giuseppe, ha sentito che gli si induriva il polpaccio, appena me l'ha detto, ho voluto subito toglierlo. Tra l'altro era uno dei pochi che avevano giocato domenica, però era anche fra i centrocampisti uno di quelli che aveva fatto meno minuti per i problemi che aveva avuto all'inizio a Lecce, per il problema all'adduttore. Finché è stato in campo ha fatto molto bene, è sempre stato un punto di riferimento per i compagni. Spero che non sia niente di che già da venerdì possa riallenarsi in gruppo.